Buongiorno a tutti e benvenuti da PS Scrap. Nel video di oggi vi mostro come realizzare un quaderno portafustelle. Per farlo ho utilizzato della carta vergata bianco da 240 grammi e fogli in PVC trasparente di carta in dispensa. Ho preso poi 5 fogli magnetici in formato A4 e li ho tagliati a metà fino ad ottenere 10 fogli in formato A5. Dopodiché ho preso 10 pezzi di vergata bianco che misurano 21 x 20,5 cm e li ho cordonati a 2,5 e 19,5 cm. Con il punch apposito ho creato i fori per i dischi e poi ho incollato la letta come mostrato in video. Ho incollato poi il foglio magnetico. Ho tagliato a metà 5 fogli in PVC in formato A4, fino ad ottenerne 10 in formato A5. Con l'aiuto di un pennello in silicone ho spalmato l'anuvo sulla letta dal centimetro e ho incollato il foglio in PVC. Ho ripetuto la stessa operazione per tutti e 10 i fogli, solo sul fronte.
Per il retro ho preparato 10 pezzi di vergata bianca da 21 x 2,5 cm e ho piegato a 1 cm. Ho incollato poi come mostrato in video. Ho proceduto poi a tagliare altri 5 fogli magnetici in formato A4 fino ad ottenerne altri 10 in formato A5 e li ho incollati sul retro come mostrato in video. Come per il fronte ho aggiunto poi dei fogli in PVC. Per le copertine, fronte e retro, ho preparato 2 pezzi di vergata bianco da 19,5 x 21 cm e ho piegato a 17 cm. Dopo aver fatto i fori, ho incollato 2 fogli scrap da 15 x 21 cm e decorato a piacere.
Ed ecco terminato il nostro quaderno magnetico, pronto ad accogliere le nostre fustelle. Vi aspetto per altri video sul mio canale. A presto!